Dopo la prima a Racalmuto, seconda tappa del tour, la strada degli scrittori. Incontro al caos ad Agrigento, su Pirandello. Le interviste a Matteo Collura e a Felice Cavallaro. Gloria Scafè. Agrigento, la strada degli scrittori approda a Porto Empedocle. Il caos Casa Natale di Pirandello ha ospitato la seconda tappa del tour. L'itinerario culturale e artistico tende a far rivivere i luoghi che hanno dato i natali ai illustri scrittori e che sono stati impressi nelle pagine letterarie. Nel raggio di 30 km da Porto Empedocle a Racalmuto vengono dunque ricordate le personalità siciliane di spicco nella letteratura: Luigi Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri. Il progetto nasce da un'idea del giornalista Felice Cavallaro. L'idea è di poter raccontare, prendendoli per mano, ai turisti i luoghi dove esistono le fondazioni, i castelli, le case natali, i personaggi, le pietre che hanno ispirato Pirandello, Sciascia, Camilleri, portarli in queste terre dove spesso i giovani pensano che non ci sia niente e invece c'è tutto, basta convincersene, superando una certa indolenza e una certa diffidenza che sono i grandi mali di noi siciliani. Si è pensato di utilizzare la strada degli scrittori, questo percorso, questo progetto pilota, per scuotere soprattutto chi in questi territori opera e produce. Io mi riferisco agli albergatori, perché c'è un'offerta che non basta. Dunque, le forze che ruotano attorno a questo progetto quali sono? Quelle che stiamo cercando di mettere in campo. Intanto abbiamo avuto, come dire, una risposta molto positiva anche da una burocrazia regionale che spesso noi bacchettiamo come giornalisti e facciamo bene, però i sei assessorati della regione siciliana, dall'assessorato al turismo all'agricoltura ai beni culturali, che hanno creduto in questo progetto, hanno messo su dei tavoli operativi tecnici che potrebbero consentire già a novembre di presentare una parte di questo progetto alla Fiera del Turismo Scolastico di Genova. Gli ospiti protagonisti dell'incontro sono stati lo scrittore e giornalista di Agrigento Matteo Collura e il nipote di Leonardo Sciascia Vito Catalano. Ci sono paesi che producono calciatori come per esempio il Brasile oppure i paesi dell'est europeo. Ecco, la Sicilia sempre prodotto scrittori, questo naturalmente probabilmente riguarda la condizione di insularità di questa regione, simile un po' a quella degli irlandesi, che è una terra che ha prodotto molti scrittori e molti artisti, così la Sicilia, insomma, quindi forse la situazione di marginalità, di insularità produce questo tipo di risposta, insomma. Pirandello per esempio ha attinto molto da questa città, che però è cambiata totalmente, cioè se uno oggi volesse ritrovare i luoghi pirandelliani si confonderebbe, non li troverebbe, insomma, ecco. Nota proprio questa grande differenza tra quando Pirandello scriveva e i nostri giorni.